Il relatore di questo talk è Nicola Brisotto, che io conosco da qualche tempo e che si dà molto da fare in quel di Padova, perché gestisce uno spazio del quale adesso lui comunque vi racconterà. E quindi abbiamo detto stasera, perché non facciamo un talk che parla di TechStation? Ma soprattutto parla di come è nata TechStation, delle cose che fa, l'ispirazione che sta alla base. E di fatto, quindi il talk non si chiama TechStation, ma si chiama Molen Geek. E adesso poi Nicola vi spiegherà bene il perché. Quindi benvenuto Nicola e a te la parola. Grazie Sebastiano e buona serata a tutti. Grazie mille dell'invito, è sempre un piacere. Da dove cominciare? Cominciamo magari da un po' dalla storia, insomma, come siamo arrivati ad aprire uno spazio come questo qui a Padova. Sostanzialmente, più o meno 3 anni fa, un paio di ragazzi qui di Padova sono stati attirati da delle news che hanno visto sui giornali che parlavano di uno spazio che era stato aperto a Bruxelles in un quartiere, il quartiere di Molenbeek, che è tendenzialmente il classico quartiere, il Bronx della città. Sostanzialmente, andiamo direttamente qui a questa slide. È un quartiere a maggioranza musulmana che è sempre stato etichettato come il più brutto dei quartieri, pericolosissimo, il classico posto in cui non ti vuoi trovare di notte. E ovviamente tutti quelli che gli abitanti del quartiere hanno sempre avuto grosse difficoltà ad integrarsi. E poi c'è stato anche tutto il problema dell'ISIS, la radicalizzazione, ci sono stati veramente grossi problemi che insomma, qui in Italia non abbiamo, ma insomma lì si sono sentiti veramente pesantemente, magari qua in Italia ne abbiamo altri. E comunque sempre relativi alla sfera sociale, abbiamo delle aree difficili. Quindi l'idea è stata quella di dire perché non proviamo a insediarci con una realtà che sia legata alla formazione in ambito digitale, visto che da un lato il digitale tira tantissimo, diciamo, a livello anche di lavoro, di opportunità, è sicuramente una di quelle cose che come penso molti di quelli che stanno partecipando a questo talk, insomma, sanno che avere competenze nel digitale è anche un arricchimento, credo, nella vita di tutti, perché ci permette di capire meglio. Abbiamo appena sentito appunto un talk che parla di etica digitale, il digitale pervade tutte le nostre vite. Quindi, anche se dopo diciamo non è proprio quello che ti fa trovare un lavoro, è sicuramente un qualcosa che ti rende una persona più consapevole all'interno del nostro mondo. Quindi l'idea di base è stata quella di dire proviamo a fare in modo che ci sia uno spazio gratuito e dei corsi di formazione gratuiti. E, diciamo che corsi di formazione gratuiti tendenzialmente se ne trovano diversi, sia in Belgio che qui in Italia. Spesso però non esiste una community dietro, non esiste uno spazio dove questa formazione possa veramente trovare sfogo. E esistono spazi come il Fab Lab, anche il Crunch Lab, però diciamo che quello che mancava era una formazione più anche a lungo termine, a lunga scadenza. Quindi questi ragazzi in Belgio, Ibrahim è stato il primo che è partito. E hanno detto facciamo questa scommessa, proviamo a vedere se riusciamo a creare un qualcosa che sia non solo basato, diciamo, sul volontariato, ma che crei dietro una realtà, insomma, strutturata e che si riesca magari ad avere un certo impatto sul quartiere. Diciamo che dopo un primo anno di garage, di esperimenti, hanno trovato, diciamo, un bel connubio con tutte le realtà produttive digital di Bruxelles, quindi sono arrivate tutta una serie di sponsorship. Tanti ragazzi del quartiere che all'inizio guardavano un po' anche con diffidenza la cosa, hanno cominciato a frequentare lo spazio e anche loro stessi a chiedere sempre di più come si fa a fare questa cosa. Poi
vorrei diventare un programmatore. Quindi da lì, insomma, è nata l'idea di fare una prima coding school di 6 mesi. E ci hanno provato, ovviamente all'inizio non è stato facilissimo perché magari tu sai le cose, però insegnarle è un po' diverso, insomma, devi prepararti. Noi adesso stiamo facendo, noi stessi qui a Padova, una prima coding school di 4 mesi, stiamo vedendo, insomma, che ogni volta è una sfida a cercare di capire come spiegare un argomento nuovo, come rispondere alle difficoltà delle persone. E si sono lanciati, insomma, la prima coding school è andata bene, hanno cominciato a fare degli hackathon e hanno attirato l'attenzione di diverse aziende, anche della municipalità di Bruxelles, che hanno cominciato a crederci, e grazie a quello sono cresciuti parecchio in 3 anni, ormai quasi 4, di attività. Hanno quasi 20 persone, diciamo, strutturate al loro interno lì a Bruxelles, e erogano veramente tanti tanti corsi. Qui vi ho anche preparato il sito aperto, che così, se volete anche darci un'occhiatina, magari aiuta anche a rendersi conto meglio della realtà. Loro adesso sono partiti prima con programmazione PHP, poi hanno cominciato anche a differenziarsi, a parlare di digital marketing, di WordPress, di Ads. Insomma, hanno variegato abbastanza l'offerta, hanno creato delle partnership con varie realtà, sia tipo Actris, che è praticamente un'azienda che si occupa di job placement pubblica, se non sbaglio, Actris, sia con delle fondazioni o partner, diciamo, più tecnici, tipo Salesforce, Google, di cui si parlava anche prima. Lo spazio qui, come vedete, è frequentato da molte molte persone, c'è molta attenzione alla diversity, per cui si cerca costantemente di rendere lo spazio accogliente per tutti, soprattutto donne, persone in difficoltà, quindi ci sono proprio anche delle azioni specifiche su soggetti, su target che, insomma, sono più vulnerabili. Noi qui a Padova abbiamo, diciamo, cercato di replicare la cosa e ci siamo insediati nel quartiere della stazione, che è un quartiere non quartiere, nel senso che è un po' strano perché è stato, diciamo, un po' abbandonato da molti dei residenti, tanti uffici, tante realtà sono state chiuse. E ci sono grossi problemi, diciamo, di spaccio, di piccoli reati, diciamo che è il quartiere di Padova un po' più problematico. Abbiamo deciso di insediarci qua e abbiamo cominciato anche noi a fare rete con tutti i soggetti presenti in quest'area qui. Ci sono soggetti che si occupano di vittime di tratta, ci sono soggetti che si occupano di cercare di recuperare anche i piccoli spacciatori, i giovani, che spesso sono anch'essi vittime di tratta, perché spesso magari con le vittime di tratta si pensa un po' di più alla prostituzione, in realtà c'è anche tutto il mondo dello spaccio, che in realtà è più al maschile. E in quest'area qua opera anche Banca Etica, con cui abbiamo creato, diciamo, una buona relazione. Ci sono le cucine popolari, ci sono diverse, insomma, azioni sociali, e noi con loro cerchiamo di collaborare, appunto, dando uno spazio gratuito che, vabbè, adesso parte la pausa Covid e un po' di problematiche che magari dopo sulla fine vi accennerò. Insomma, dal 2018 abbiamo tenuto aperto di fatto 6 giorni su 7, anche fino a tarda sera. Tra l'altro, a Padova qualche mese fa, ormai anche 6 mesi fa, sono stati chiusi degli spazi, parecchi spazi associativi, e noi abbiamo ospitato molte di queste associazioni, diciamo, fuoriuscite da questi spazi, anche non tech. Inizialmente avevamo cercato di tenere un po' di più l'imprinting solo tech, ospitando, diciamo, vari gruppi informali che magari erano appassionati di machine learning, di
cose, fare cose con Arduino, diciamo, quindi più, diciamo, tendenzialmente IoT, hardware related. E dopo abbiamo un po' ampliato la cosa, soprattutto comunque a realtà che avessero, diciamo, un impatto su delle tematiche a noi care, quindi l'ambiente, lo sharing di risorse, quindi sia il recupero del cibo che anche condivisione dei mezzi. C'erano dei ragazzi che cercavano di fare, di lavorare sul carpooling, insomma. Abbiamo avuto, diciamo, diverse frequentazioni simpatiche e abbiamo fatto diversi eventi, diversi talk e abbiamo portato qui letture di libri. Diciamo che abbiamo cercato sempre di dare magari un contributo noi dal punto di vista di quello che conosciamo della tecnologia, però declinandolo su problematiche sociali. Abbiamo fatto diversi hackathon su varie tematiche come il rurale, e, la circular economy. Insomma, ci siamo dati da fare, ci siamo divertiti parecchio e quello che stiamo cercando di fare oggi è di dare sempre di più una sostenibilità al nostro modello per replicare quello che è successo a Bruxelles. La cosa interessante del modello, diciamo, di Molenbeek è stata anche una forma di apertura, nel senso che inizialmente appunto era stato aperto solo in Belgio, dopodiché abbiamo aperto in Italia e adesso a settembre dell'anno scorso è stato aperto un altro spazio a Bruxelles. E tutte queste aperture, diciamo, sono state fatte in maniera molto informale, quindi abbiamo cominciato semplicemente a fare cose insieme, abbiamo deciso più o meno di tenere questo By Molenbeek come legame tra di noi e abbiamo cominciato a scambiarci buone pratiche, a chiederci cosa potremmo fare di più, cosa sta funzionando in Italia, cosa sta funzionando in Olanda. Quindi diciamo che periodicamente facciamo delle chiacchierate e speriamo, insomma, finita un po' l'emergenza Covid, di riprendere alcuni discorsi che stavamo facendo prima del Covid per cercare sostanzialmente di fare qualche collaborazione a livello europeo un po' più sistemica tra di noi. E ci sono tanti anche potenzialmente finanziamenti a livello europeo che stanno arrivando, quindi diciamo che l'obiettivo per l'anno prossimo sarebbe cercare un po' di intercettare una progettazione europea per ampliare, diciamo, tutto quello che stiamo facendo. E volevo spendere un po' di minuti a raccontarvi il nostro principale progetto, che è la Coding School, dove, diciamo, io sono particolarmente coinvolto in questo periodo. Sostanzialmente è un programma di formazione che è gratuito per l'utenza finale. Siamo riusciti a fare in modo di raccogliere, diciamo, tra sponsor e qualche fondo, diciamo, destinato alla formazione finanziata, un budget abbastanza onesto, diciamo, per pagare dei professionisti che seguano i ragazzi. Sono 15 ragazzi che abbiamo incontrato nei mesi scorsi, abbiamo cercato di fare degli eventi preliminari un po' per conoscerli e un po' per fargli conoscere un po' meglio cos'è il mondo della programmazione. Abbiamo fatto dei workshop, abbiamo fatto delle settimane di coding, tendenzialmente front-end, e sfruttando, diciamo, strumenti tipo CodePen per cercare di velocemente dare una sensazione di cosa sarebbe stato il corso. È stato interessante perché sia per noi che per loro, insomma, abbiamo imparato tante cose, perché non è sempre facile spiegare cos'è il mondo della programmazione a chi non l'ha mai fatto e magari è solo incuriosito.
E quello che stiamo cercando di fare è appunto portare queste persone a, in tra i 4 e 6 mesi, ad un livello di competenza tale da fargli, insomma, iniziare un percorso nel mondo del lavoro. Siamo perfettamente consapevoli che 4-6 mesi sono pochi per arrivare, diciamo, a un livello di competenza, diciamo, quello che viene ricercato dal mercato, ma siamo anche abbastanza consapevoli del fatto che tutto sommato c'è veramente tanta domanda di competenze specifiche nel mondo del digitale, quindi crediamo che se qualcuno ha veramente voglia ed è motivato ce la può fare. E a Bruxelles questo sta succedendo, chiaramente il Veneto non è Bruxelles, non c'è la stessa domanda, ma comunque anche l'Italia, insomma, si dà il suo bel da fare nella, insomma, col bisogno di competenze in ambito digitale. Quello che abbiamo cercato di fare è creare un ambiente accessibile, e per noi accessibile significa cercare di risolvere i problemi di persone che spesso hanno delle difficoltà. Quindi per quanto possibile abbiamo cercato, insomma, nella fase di selezione di favorire chi magari non aveva un computer, chi non aveva un posto dove, tranquillo, dove poter, insomma, seguire le lezioni. Quindi anche durante il Covid abbiamo cercato di fare in modo che arrivassero i computer, abbiamo recuperato dei computer, abbiamo sistemati. E poi accessibile spesso è anche cercare, insomma, di usare dei linguaggi con delle persone che ancora non conoscono il mondo della programmazione, che gli permettono effettivamente di avvicinarsi, quindi cercare appunto di non mettere ostacoli finti, diciamo, cercando di fare un po' come per esempio tante volte fa l'università, di essere estremamente formali. Cerchiamo appunto di adottare dei metodi, diciamo, di insegnamento che siano anche divertenti, che sfruttino magari la creatività per superare degli ostacoli. Insomma, stiamo anche noi stessi sperimentando molto. Tra di noi ci sono parecchie persone che hanno un background, insomma, in questo tipo di approcci formativi, quindi non è che ci siamo del tutto inventati da zero la cosa. Nessuno di noi aveva mai fatto un percorso così lungo. Per fortuna i ragazzi del Baggio ci stanno supportando, ci aiutano anche a fare, diciamo, delle ore di recupero, perché alcuni di loro parlano italiano. E quindi, insomma, stiamo cercando di darci da fare. Stiamo cercando anche di portare un po' di cultura open, nel senso che quello che ci piacerebbe fare, forse non riusciremo in questa prima edizione perché stiamo andando un po' più lenti del previsto, ma sarebbe quello di cercare di inserire, insomma, i ragazzi anche all'interno di community open, dove possono crescere, magari iniziare a sistemare qualche problemino di qualche software open source dove riescono, qualche piccola minor. E qui in TechStation stiamo seguendo qualche progetto open source, in particolare Wiki2Learn, che è un progetto, diciamo, che mira a creare una specie di Wikipedia dei libri accademici. È un progetto che esiste da 5 anni ormai, quasi, e lo stiamo supportando, stiamo cercando di dargli una mano. Ci piacerebbe un po' alla volta portarlo sempre qui di più dentro ai nostri processi formativi, usarlo un po' come palestra. E stiamo cercando, vabbè, di avere molta attenzione anche al mercato del lavoro, appunto per cercare poi di dare continuità ai ragazzi che finiscono la formazione. A Bruxelles c'è molta più struttura da questo punto di vista, ma ovviamente, insomma, hanno cominciato anche un po' di anni fa. Hanno anche creato una realtà che si chiama Molenbeek Pro, che sostanzialmente cerca proprio di generare opportunità per i ragazzi che finiscono il percorso e magari non riescono immediatamente a trovare un lavoro all'interno delle aziende, perché magari sono quelli che sono rimasti un pelino più indietro.
Quindi l'idea è di affiancare all'interno di un'agency che si occupa principalmente non tanto di fare fatturato, ma quanto di creare opportunità di lavoro per junior. E gli danno dello spazio e cercano di spiegare anche alle aziende che, insomma, cioè, se accetti un lavoro da Molin Geek Pro, sai che stai dando una mano, sai anche che magari il lavoro andrà un pelino più a rilento, ma insomma le cose verranno fatte. E quello che facciamo sempre qui dentro e anche a Bruxelles è poi anche quello di cercare, insomma, di mantenere viva la comunità e di tenerla presente qui nei nostri spazi, in modo tale da dare un'opportunità sia ai professionisti che frequentano gli spazi o agli appassionati, ma anche e soprattutto a chi sta imparando, perché crediamo che appunto sia fondamentale e credo che sia anche proprio uno degli elementi distintivi, diciamo, del nostro approccio rispetto a quello che è tutta la formazione, diciamo, finanziata e gratuita, che di solito si svolge in una stanza che quando finisce la lezione si chiude e finito tutto. Noi invece cerchiamo di tenere sempre aperto e di contaminare il più possibile. Brevemente, giusto per curiosità, cosa insegniamo in questa coding school? È tendenzialmente una coding school orientata a dare una panoramica full stack, quindi facciamo HTML, CSS, JavaScript. Adesso dopo un mesetto qualcosa, la prossima settimana introdurremo un po' di React. E abbiamo fatto, sì, questa è una slide vecchia, c'è scritto Java, in realtà il backend lo facciamo in JavaScript con un po' di Express. Chiaramente stiamo facendo sulla parte soprattutto di backend delle piccole pillole, delle introduzioni, giusto per far capire un po' tutto il giro. E non ci aspettiamo di avere dei full stack developer fra 3 mesi, però vediamo già che ci sono delle belle sorprese, insomma la gente sta capendo, siamo contenti, si stanno divertendo, questo è l'importante. Poi cerchiamo di dare un po' anche di attenzione alla parte di design, nel senso che cerchiamo di non fare solo semplicemente un corso dove ti insegno a programmare, ma cerchiamo di spiegare un po' anche come funziona tutto il mondo che gira intorno alla programmazione e alla gestione dei progetti web, e cerchiamo anche di dargli qualche competenza trasversale, perché quello che ci interessa di più, al di là delle singole competenze o conoscenze che possono acquisire come hard, per noi è importante che capiscano come utilizzare la tecnologia per risolvere dei problemi veri e anche, insomma, con anche un piccolo occhio all'etica, nel senso che noi siamo una realtà sociale e cerchiamo sempre anche un po' di trasmettere questo anche agli studenti, nel senso che crediamo, insomma, che tramite la tecnologia si possa avere un impatto positivo nel mondo, e basta solo ricordarselo e non guardare magari solo al profitto come spesso accade. E speriamo alla fine di fargli contribuire appunto a questo progetto open source e a settembre di fare magari qualche evento più in stile hackathon. Adesso stiamo purtroppo condividendo tutto questo problema Covid, per cui magari sarà un hackathon tutto online. Ci dispiace un po' perché è bello, insomma, anche incontrarsi, però vedremo, magari si potrà fare all'aperto, insomma adesso abbiamo a tutto agosto per pensarci. E date orari credo che non vi interessino, e non so quanto tempo ho ancora, Seba. Allora, il tempo è già scaduto. Ah, perfetto. Quindi siamo dal punto di vista del timer siamo ok. Però c'è la fase delle domande, se qualcuno ne ha può farle in chat oppure nel gruppo Telegram, oppure togliere il mute e intervenire in conferenza. Ne vedo già una di Kat che dice: sarebbe possibile avere il link al progetto tipo Wikipedia e i testi accademici citata poco fa? E a questo però ti rispondo direttamente io, perché qualche giovedì fa abbiamo avuto come ospite a Progetto 42 Riccardo Iaconelli, che è uno dei co-founder del progetto, quindi non solo, c'è un talk
C'è un talk di Progetto 42 che parla solo di questo, ma poi puoi trovare tutto su internet all'indirizzo wikitolearn.org. Lo sto condividendo in questo momento. E invece io volevo chiederti, Nicola, contatti, beh, hai dato degli orari al volo, adesso saranno un po' cambiati, però sicuramente magari c'è qualcuno che vorrà passarvi a trovare a Padova, visto che siete un luogo fisico, giusto? Sì, allora sì, diciamo che in questa fase qui adesso noi siamo un po' in un momento, diciamo, ridotto, nel senso che stiamo ospitando qui solo i ragazzi che hanno strettamente necessità di essere qui, e in più, diciamo, noi come personale che facciamo la coding school da qua. Però se volete venire a trovarci in via Trieste, venite tranquillamente, scrivetemi, io sono anche sul, insomma, magari vi lascio anche i miei contatti, posso scriverli qua in chat? Sì, certo, e lasciamo sempre anche come riferimento il gruppo Telegram di End Summer Camp, quindi se qualcuno poi ha qualche altra domanda può farla direttamente anche lì. Eccoli qua, vedo di scrivere un'email. C'è un'altra domanda invece al volo di Sam, che chiede: qual è la persona tipo che partecipa al corso? Allora, la persona tipo che partecipa al corso tendenzialmente non è... Noi abbiamo messo il vincolo, diciamo, di non essere occupati full time, e quindi questa è una piccola caratteristica. E per il resto c'è veramente tanta varietà, nel senso che ci è capitato dal ventenne fino al cinquantenne, donna, maschio, stranieri... Tanti richiedenti asilo, abbiamo avuto diversi contatti, anche perché abbiamo collaborato con UNHCR, abbiamo attivato tutte le prefetture. Parlando di accessibilità, abbiamo visto che un corso così intensivo è problematico senza, diciamo, delle borse di studio, perché hanno bisogno anche di lavorare, quindi lì purtroppo non siamo riusciti a portare dentro in realtà nessun richiedente asilo, pur avendo avuto molti contatti. È molto variegato. Ci sono tante persone che vedono nella tecnologia, nell'imparare qualcosa di tecnico, una possibilità in più per arricchire il proprio background. Quindi tendenzialmente sono persone che hanno già fatto qualche esperienza forte, magari un corso di studi che non li ha soddisfatti, oppure vogliono cambiare radicalmente lavoro. Forse questo è l'elemento più accomunante di chi si presenta da noi. Bene, allora se non ci sono altre domande, un grande grazie per essere stato qui con noi stasera, Nicola, e per aver condiviso la tua esperienza su questo progetto, su questo percorso che state facendo. Grazie a voi, ne approfitto solo per un mini annuncio di una cosa che faremo a breve, e a proposito di Wikitolearn, abbiamo un ragazzo che è entrato in GSOC, e che sta lavorando attivamente allo sviluppo, che adesso inizierà, diciamo, una serie di blog post, e magari potrebbe essere anche un ospite di 42 prossimamente, e diciamo che ci sarà una forma di call per chi vuole, insomma, contribuire al progetto, che è fatto in Vue, soprattutto il front-end. Il back-end è fatto in Java, ma adesso c'è bisogno di una grossa mano sul front-end, e vorremmo un po' lanciare per tutti i programmatori Vue o curiosi, insomma, c'è questo ragazzo che è full time, che ha tempo anche di condividere un po', di aiutare a fare l'onboarding nel progetto, quindi se vi interessa, i prossimi 2 mesi possono essere una buona occasione. Bene, allora abbiamo lasciato i contatti, abbiamo lanciato anche questa call, vedremo gli sviluppi. Perfetto. Grazie ancora, Nicola. Grazie, ciao a tutti.